Cari ragazzi, buon pomeriggio. Entriamo oggi in un giorno particolare perché oggi inizia la novena, cioè la preparazione di 9 giorni alla festa di Maria Ausiliatrice. E per noi è una festa fondamentale. Chiedete perché? Perché Don Bosco stesso dice che ha fatto tutto la Madonna, ha fatto tutto lei. Cioè, se Don Bosco non avesse avuto questa devozione a Maria Ausiliatrice, che vuol dire Maria colei che aiuta, noi qui oggi non ci saremmo, non ci sarebbe l'oratorio, non ci sarebbero i salesiani. E c'è un episodio che mi colpisce sempre della vita di Don Bosco. Sapete, lui ha fatto costruire una chiesa grandissima per Maria Ausiliatrice, proprio la Basilica Maria Ausiliatrice. E dice che ogni mattone di quella chiesa è una grazia che la Madonna ha fatto a qualche persona che poi ha fatto l'offerta per la chiesa. E quando lui progettava questa chiesa, parlava col pittore per disegnare il disegno dentro la cupola, no? E cominciate a dire, guardi, ci deve essere la Madonna, poi Gesù, lo spirito, una colomba che raffigura lo Spirito Santo, gli apostoli, poi il popolo, e poi ancora, insomma, Don Bosco cominciò a fare un elenco di tutte le persone che voleva nel dipinto. A un certo punto il pittore lo fermò e gli disse, ma Don Bosco, per fare questo disegno ci vuole tutta la piazza di Torino, mica abbiamo tutto questo spazio. Ma mi fa sorridere perché veramente per Maria Don Bosco aveva questo amore sconfinato, questo amore che superava ogni limite. Sapete perché? Perché lei è la donna che ci ama in maniera così sconfinata, senza limiti. Maria è la nostra mamma e la mamma ci ama sempre e comunque. Allora, cari ragazzi, affidiamoci a lei. E noi la veneriamo con un titolo molto bello, che è Ausiliatrice, cioè colei che aiuta. Affidiamoci e chiediamo aiuto a lei affinché ci possa salvare e affinché sotto la sua protezione possiamo giungere al suo figlio Gesù. Buon pomeriggio.